Sono circa 420 i pulizieri delle scuole che si trovano davvero in grosse difficoltà economiche. Cosa chiedete voi? Ma noi innanzitutto chiediamo che vengano rispettati gli accordi che sono stati ottenuti grazie a un anno e mezzo di conflitto, di lotta e di battaglia, che era quello di attivare la cassa integrazione. Però noi chiediamo che questa cassa integrazione venga attivata tenendo conto delle reali risorse presenti nelle scuole, perché c'è una situazione molto complicata. Le scuole denunciano che sono presenti le risorse sufficienti a fare l'intero servizio e quindi a garantire una sufficiente pulizia scolastica ai lavoratori e alle lavoratrici, il pieno salario. La ditta invece dichiara che queste risorse non ci sono. Siamo in una situazione di stallo perché senza avere contezza delle reali risorse non possiamo attivare la cassa integrazione. In questa situazione di stallo è successo che i lavoratori hanno visto dimezzato nei migliori di casi il loro orario di lavoro e quindi il loro stipendio. In altri casi si parla di situazioni inaccettabili come un'ora di lavoro al giorno, stipendi che vanno dalle 150 alle 350 euro al mese, raddoppiati carichi di lavoro perché la ditta prova a spremere i lavoratrici e i lavoratori per fare maggiori pulizie mentre il tempo non è sufficiente, in 3 ore non si può pulire una scuola in modo adeguato. Questa quindi è la situazione. Noi chiaramente abbiamo moderato l'attività, il conflitto e tutto, perché abbiamo un grande senso di rispetto delle istituzioni scolastiche. In una città come Catania, soprattutto la scuola pubblica, rappresenta veramente un valore da difendere, ma va difeso anche il salario di queste lavoratrici e di questi lavoratori. Siamo qui per chiedere nuovamente alla prefettura di riconvocare tutti, perché ci vuole chiarezza e la chiarezza la può dare solo un intervento delle istituzioni, e speriamo che tutta questa cosa possa risolversi, tutta la situazione, nel minor tempo possibile, perché ripeto, siamo in una posizione inaccettabile. Molte di queste famiglie sono monoreddito, nessuna di loro riesce ad arrivare a fine mese, la condizione è gravissima, ed è gravissima, ripeto, sia per quella che è la condizione delle lavoratrici e dei lavoratori, ma anche per quella che riguarda la condizione di igiene degli istituti scolastici. Questi pulizieri su quante scuole operano? Ma sono quasi tutte le scuole della provincia di Catania, tra scuole medie, scuole elementari, scuole comunali, soprattutto tutte le scuole provinciali, licei, ci sono le scuole, tra le scuole più importanti di Catania, penso al Polivalente a San Giovanni la Punta, ma penso al Boggiolero a Catania, tutte le scuole dei comuni della nostra provincia. Stiamo parlando di circa il 90-95% delle scuole nel nostro territorio, stiamo parlando del complesso dell'istituzione pubblica, scolastica pubblica catanese, e ripeto, è una situazione troppo grave. Un servizio quindi fondamentale che non può essere assolutamente sospeso. Chiedete questo incontro con il prefetto, cosa vi aspettate? Ma guardi, noi da tempo denunciamo il fatto che l'esternalizzazione dei servizi di pulizia e la privatizzazione dei servizi di pulizia rappresenta un dramma. Noi ci aspettiamo che il pubblico intervenga per garantire, ripeto, quello che è un diritto, da un lato che garantisca un servizio pubblico, è quello di avere delle scuole pulite, dall'altro che intervenga per garantire dei lavoratori che hanno un rapporto di fatto con il pubblico e che non possono essere continuamente martoriati.